Salve, oggi guardiamo il design ipnotico sulle scale più grandi mentre facciamo una passeggiata lungo la via della memoria per esplorare la vita e le opere dell'architetto Zaha Hadid. Dai musei contemporanei ai salti di sci e ai centri di nuoto olimpici. Un'azione davvero fatto tutto attraverso la sua carriera consolidata e rivoluzionaria. Bene, sono della Intertech e qui vi presento 12 meraviglie architettoniche della donna stessa. Hadid era una delle menti architettoniche della sua generazione. Era famosa per spingere i confini del design urbano. Nata nel 1950 a Baghdad, in Iraq, ha studiato matematica all'Università Americana di Beirut. Si è trasferita a Londra nel 1972 per studiare architettura presso l'Associazione di Architettura e non ha mai guardato indietro. Vincendo molti premi prestigiosi nel progettare innumerevoli strutture eccezionali durante il suo tempo. L'architetto iracheno britannico è scomparso tristemente nel 2016 dopo aver subito un attacco cardiaco all'età di 65 anni, ma non prima di aver guadagnato la sua eccellenza dalla Queen Elizabeth nel 2012. Forse per l'altezza qualcuno avrà odiato la carriera architettonica di Zaha solo perché richiede enormi 455 gradini per raggiungere la vetta della torre principale. Tuttavia, se preferisci, puoi semplicemente portare un Finchi Keller sulla torre, al ristorante e alla piattaforma di osservazione. Il design, in metallo scintillante ed elegante, non solo è dinamico da guardare, ma anche il salto con gli sci è estremamente pratico. Infatti, dalla cellula di Bourget è stata utilizzata in due distinte olimpiadi invernali che mostrano il rispetto della struttura. È stata anche utilizzata per tenere innumerevoli competizioni internazionali nel corso degli anni, attirando spettatori da tutto il mondo progettati da Hadid nel 2001. Questo sarà sicuramente usato per molti anni a venire. Situato a Wolfsburg in Germania, il centro scientifico sembra un'astronave di fantascienza sia dall'interno che dall'esterno. Un atto è stato in grado di garantire il contratto per l'edificio dopo aver vinto una competizione internazionale. Il progetto è costato quasi 90 milioni di dollari e ci sono voluti circa 4 anni e mezzo per costruire dall'inizio alla fine. Uno dei principali successi architettonici del centro ondulato è il paesaggio del cratere nello spazio della galleria principale, che consente di ammirare panorami mozzafiato sull'area espositiva. Attaccando con arte e mostra, questa successiva meraviglia architettonica è arrivata dopo 30 lunghi anni di elaborati piani di ricerca e sperimentazione. Perché una parte del ponte doveva essere assemblata sulla sponda del fiume Zero, che si trova in Spagna, per evitare di dover giocare con impalcature in acqua. Dall'apertura al pubblico, il padiglione Bridge non collega solo un lato del fiume, ma anche l'altro. Presenta anche una selezione di sale espositive lungo il percorso da un ponte all'altro. Con questo successivo, situato negli Emirati Arabi Uniti, il ponte Sheikh Zayed è stato tormentato da ritardi e budget su piste durante tutta la sua costruzione. E alla fine è stato aperto nel 2010, per oltre 3 anni dopo l'obiettivo iniziale. Il ponte stesso era costituito da 3 archi di acciaio principali e tenuti a 4 corsie di carreggiata. Il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, il progetto Maxi, avrebbe dovuto costituire la prima istituzione in Italia che si occupasse esclusivamente di arte e architettura contemporanea. La struttura è stata particolarmente rivoluzionaria in quanto ha avviato l'Italia verso un nuovo percorso con nuovi centri pubblici e privati e musei per le arti moderne e contemporanee. Fino a quel momento il paese aveva ampiamente celebrato la vecchia arte del patrimonio nella maggior parte dei suoi musei.
Questo design particolare appare al meglio quando si accende nella copertura dell'oscurità con le sue scintillanti finestre a nido d'ape che sembrano la coda di una sirena. L'edificio ospita un auditorium da 1800 posti con la più recente tecnologia acustica per i migliori suoni e una sala multifunzione da 400 posti per performance artistiche e concerti. Un bel design è stato ispirato da paesaggi geologici, naturali e principi di erosione. Nelle valli fluviali, dall'esterno sembra che l'edificio di Soho sia chiamato in modo appropriato a dare l'apparizione di un quartiere generale della colonia dell'era spaziale in un'altra galassia. In realtà questo particolare design può essere trovato a Pechino, in Cina, e ospita 330.000 metri quadrati di uffici, negozi e spazi di intrattenimento. I cinque bachi torreggianti sono collegati tramite ponti allungati consentendo di viaggiare rapidamente tra di loro, ma anche alcuni panorami mozzafiato. Il Galaxy Soho potrebbe davvero essere un centro per l'umanità su un altro pianeta. Il vasto museo d'arte è davvero un capolavoro di angoli e luci, con uno dei muri esterni inclinati, che sfidano apparentemente la gravità. Il Museo di Arte Contemporanea è stato inaugurato nel 2012 ed è dedicato alla cultura, all'arte e all'educazione nell'area del Meixing. Tuttavia, l'arte non è ristretta all'interno delle mura, poiché l'architettura stessa è un'opera di magnificenza al taglio. L'acciaio inossidabile pieghettato e le pareti inclinate in vetro si tagliano contro gli edifici noiosi in mattoni come un cigno tra le anatre. Situato a Baku, in Azerbaijan, è sicuro dire che non vedrai mai più un'architettura come questa. Ancora un'altra competizione progettata da Hadid. Il centro è stato costruito per essere principalmente per i programmi di cultura naturale, esprimendo l'aspirazione e l'ottimismo del paese. Il centro ospita un auditorium da 1000 posti, ha un centro conferenze di workshop e spazi museali, ed espositivi distribuiti su 8 piani. Questo progetto è costato circa 250 milioni di dollari. Ci sono voluti 5 anni per costruire ad arrivare all'altezza di 74 metri. La Torre dell'Innovazione, sede in Jockey Club Design Institute for Social Design, che è della scuola di design dell'Università di Hong Kong Polytechnic. La torre, di 15 piani, comprende laboratori, studi di progettazione, aule e una sala comune. La combinazione di pannelli bianchi ed enormi finestre di vetro si tagliano contro i dintorni in mattoni rossi di Dole, che rappresentano il pensiero in avanti delle miniere all'interno di questa piazza. Questo solido edificio grigio nel corso della giornata è uno scintillio animato, come uno spettacolo di notte. Hadid usava pannelli di alluminio dall'esterno dell'edificio per creare questo effetto riflessivo. È diventato il primo edificio in Corea ad utilizzare questo metodo di progettazione digitale tridimensionale situato a Seoul, in Corea del Sud. L'edificio è stato progettato per essere un centro di design e tecnologia artistica. Ora è anche rinomata per la sua Sky Lounge e per i negozi e le caffetterie aperti 24 ore su 24, che la rendono un'attrazione per tutte le età. La struttura si trova in Belgio. L'autorità portuale sembra un edificio sopra l'altro ed è esattamente quello che è. La nuova casa portuale fu rinnovata e aggiunta alla Derril, originale presso la caserma dei pompieri, trasformandola in un nuovo e brillante quartiere generale del porto, il secondo più grande porto di spedizioni lungo 12 km che gestisce il 26% di tutta la spedizione di container in Europa. Ebbene, questi erano i 12 progetti di architettura pionieristici, rivoluzionari e professionali, dalla mente di uno dei nostri migliori architetti, Zaha Hadid. Bene, per oggi è tutto, grazie di aver guardato il video, se ti è piaciuto lascia un commento.
condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.